Bentornati su Firecraft, visioniamo adesso il secondo match della finale del DreamHack, del Summer DreamHack 2011. Vediamo un hack tesissimo ma in vantaggio per 1-0 su Moon. Desa, cosa vuoi dirci su questo? Allora, la mappa è Sakura's Plateau, il monte premi per chi vince, se sarà hack si porterà a casa ben $16,000. Se invece H arriverà secondo, si porterà comunque a casa $8,000, che schifo non fanno. Da notare come il nostro Desa tifi spudoratamente, sì, per H, perché non fai esempi sullo Zerg, una cosa schifosa. E no. Chi è? È no, allora, comunque si dice Montepremi, chiunque vinca arriva a quella cifra, non solo se H vince. Vabbè, ovvio, se cifra. Non vince H vince Moon, sono in due. Vabbè, comunque, Extractor Trick per Moon. Diamo qualche informazione sui giocatori. Che non, che informazioni sui giocatori? Intanto Hack cerca una chiusura avanzata per proteggere la base di espansione, visto che è facilmente difendibile da una rush degli Zerg. Sì. Vediamo Moon che cerca di scoutare, pensando Hack sia accanto, però mi sa che rimarrà deluso dalla cosa. Punta una sentry, potrebbe fare una sentry expand. No, in questo caso non gli serve a niente, è più sicuro una chiusura avanzata con il gate e la forgia e il cannone a protezione. Una sentry expand non avrebbe senso perché la mappa in sé per sé è già difendibile l'espansione, perciò sarebbero soltanto risorse buttate. Sì. Ecco quei 5 minerali portati via, i soliti. No, che fra l'altro tipo li prende e poi li lascia. Sì, interrompe proprio prima che stia, esatto, per estrarre il minerale. È una grande dimostrazione di macro. Ma che parecchio. Poi, io mi sono sempre chiesto, ma se fa così, li brucia? Boh. Sinceramente lo scopriremo, non lo so. Me lo per sono voi. Sempre chiesto, perché alla fine tipo, lo vedi il mineralino che cresce e poi lo lascia. Per il prossimo game speriamo di sapervelo dire. Comunque, la finale è al meglio delle 5. Questo qua è il secondo game, come avete facilmente intuito. Come notate il punteggio in alto al centro, 1-0 per Hack, come ha detto prima Feuerbach, sì. E infatti, come avevo detto, forgia protezione della base, sì, di espansione, sì. Tra poco vedremo un gate e un cannone. E infatti, madonna come sono proprio quest'oggi. Si vede che sono emozionato, vai Hack, vai cazzo! Allora, una curiosità su Moon, era un famoso giocatore coreano di Warcraft 3, giocava la razza degli elfi, se vi dice qualcosa questo nome probabilmente perché l'avete visto giocare a Warcraft 3, ha giocato anche, inizialmente quando ha iniziato a giocare a Starcraft giocava a Terran, ma poi è passato quasi subito agli Zerg. Perché gli Zerg sono più forti? No. No, è il tempo in cui ancora gli Zerg erano umani. Esattamente, probabilmente. Ah, penso che è passato agli Zerg, forse perché ricordano un po' più come stile di gioco i... come si chiama? Gli elfi. Sì, soprattutto per le costruzioni. Esatto, che c'è lo spirito che si morfa nella costruzione. Vabbè. Esatto, intanto vediamo come non abbia ancora trovato la base. Ma non stava costruendo qualcosa là, che adesso ha messo il centro cibernetico. Prima stava costruendo un'altra cosa. Si è chiuso con un gate, Ma l'ha cancellato, perché adesso ha messo il centro cibernetico al posto di quel gate, guarda. Non l'ho visto neanche io, se ti devo dire la verità. C'è in produzione comunque il centro cibernetico ed è lì, guarda. Ah, vedi? Sì, vabbè. Ma prima c'era un'altra cosa. Sì, c'era un gate, c'era. Ah, ok, ok. Comunque Moon non sa ancora dove sia Hack, anche se ormai penso che l'abbia capito. No, visto cioè, che col... sa che è arrivato l'Overlord ormai, perché... vabbè, ha visionato tre... Terza base, macro gaming su questa mappa praticamente sono favoritissimi gli Zerg, perché c'hanno, sì, oltre alla base d'espansione facilmente difendibile, ce l'hanno altre due sopra, di nuovo facilmente, sì, difendibili. Sì, molto per vicine loro. E quindi l'esercito degli Zerg, soprattutto sul primo strato, si muove molto in fretta. Esatto. Che palle. Soprattutto nella parte centrale, che se ci caghi abbastanza il biostrato puoi raggiungere da base a base le più lontane, sì, con gli speed in maniera velocissima. Poi teniamo conto che lo spazio centrale tra i due occhi è molto stretto e quindi è una mappa facilmente, non è enorme come mappa ed è facilmente controllabile. Diciamo che non è la mappa migliore per un Protoss che contro uno Zerg. Sì, sì, convengono altre mappe, indubbiamente, come Metalopolis, effettivamente è una mappa che favorisce, secondo me, i Protoss. Vediamo lo sforzo inutile della Sentry, che cerca di tirare giù l'Overlord, o perlomeno farlo scappare, comunque... Con il suo 6 di DPS... L'Overlord rimane lì e ha visuale sulla mappa, sulla base avversaria. Siamo comunque... a 3 hit per il momento, comunque... vediamo se metterà giù un quarto. Da notare come Moon, sì, Micrank con gli occhi... Guardate gli sguardo di Moon. È assatanato. Starà usando il Kinect.
Allora, 5 gate in totale, 4 più 1 già in di produzione. Cosa vuole andare con 5 gate? Non Contando lo so. che non gli ha scoutato edifici che possono attaccare. Io non capisco perciò... però Moon cosa stai aspettando ad attaccare un po'. Moon a, sta a dronando, muoversi... sta dronando come un pazzo Moon, eh? Cioè, qua, ho visto 9, 4 droni di nuovo. Ecco, ecco la, si lagga, vai, perfetto. Cioè, laggano loro, non laghiamo noi che siamo nella Repubblica delle Banane, non ho parole. Intanto si spacca la forgia perché vuole passare, probabilmente punterà anche lui a una terza espansione, ma visto che di gate ne ha una Yosa. Domanda, ma non converrebbe spaccare il centro cibernetico una assolutamente volta? No. Ma no. Perché ormai ha finito il tempo di costruzione della forgia è inferiore a quello del centro cibernetico, e per di più il centro cibernetico gli consente di sviluppare tutti i tier successivi, mentre la forgia non ci fa niente in pratica, capito, a parte i cannoni. Concilio del crepuscolo. Concilio del crepuscolo, quindi più un latte invece per Moon. Quindi cioè ora non vorrei estardare, ma un Dark Templar qua starebbe quel tocco proprio di bellezza alla sarebbe partita. Sarebbe indubbiamente eccitante e spettacolare. Da notare che però sta andando i Sentry Expand sulla terza base di espansione, eh. 8 sentinelle. Comunque le viste, vediamo 11 blatte, 12 blatte in produzione. Ai ai, qui non ci sono abbastanza, non c'è abbastanza DPS per le unità di hack, perciò non so come risponderà. Ecco, sta mandando gli stalker a rinforzare, terza base comunque pure per lui. Un sacco di blatt per Moon. Ricercano il Blink, però non ha ancora abbastanza stalker per essere efficace il Blink, eh? No, comunque direi che la strategia di Moon per il momento sta pagando, perché ha guadagnato un vantaggio economico presto e adesso sta producendo un sacco di unità. Guarda quante blatt e quanti speed in produzione, esatto, più l'upgrade della speed. E guarda la differenza, no, va bene, anche grossissima la differenza di lavoratori. Comunque è in vantaggio Moon. Beh, c'è ricerca... una differenza di 5, mi sembra. Ricerca il rintanamento Moon nel frattempo. Ottimo. Ricordiamo che il rintanamento e la velocità delle blatte hanno entrambi durata 100 secondi per essere ricercati. Ed il rintanamento consente di passare sotto i force field, visto che con 8 sentinelle. E con e col biostrato controlla un quarto della mappa. È problematico per. Intanto primo ingaggio che ce lo siamo persi, e questi stalker sono stati mandati a scoutare, ma moriranno malamente. Sì. Senza arrecare perdite so di alcun genere. Non so se ne valsa la pena. Non lo so, però perlomeno sa che c'ha... Sì, sa che ha tre però basi. Siamo quattro pali, dai. Vabbè, ma c'è una differenza di 700 a 1, Dio santo, che cazzo gli ha ammazzato? Due speedring? Soltanto speedring sono morti, forse un drone. Deve ricercare al più presto altre robo facility, perché qua con tutte Colossi? Quelle latte... Allucinazioni! Potrebbe fare come in un match di Hydra, che gli spamma lanci nel vuoto, Hydra rage quitta. Hydra rage quitta, conoscendo... Occhio, perché non è protetto! Non so se l'ha vista. Vediamo se riescono a passare questi spiriti. No, non ce la fanno, perché ormai gli stoici sono in posizione. Però le sentinelle assolutamente no. Non li divide. Ora le ha divisi. Però posizionato. Sì, grandioso force field. Le blatte sono bloccate. Però non. Cazzo, è stretto. Madonna, come si è chiuso bene. Si è chiuso bene, ma le blatte hanno abbastanza range per spaccare tutto. Infatti. Quelli stalker lì hanno blinkato benissimo. No, non penso. Mi sa che terza base la vedo critica. Esatto. Dovrebbe ricercare più presto qualche immortal. Ah no, gli entrano nella base di espansione. Cerca di chiudere con le sonde. Non ci riesce, perde tutto l'esercito doppio che push, aveva. Bello questo doppio push. Comunque, che ha diviso saggiamente Moon le forze. Intanto fa un immortale. Non so se gli servirà qualcosa immortale, perché il centro. Guarda quanti speedrun stanno arrivando. Ha lasciato giocare troppo Moon. Mi sa che non ha più. Guarda come falcia. Velocemente queste oddio, ma questi stalker però potrebbero fare differenza. No, gli speedring sono arrivati. Sicuramente vorranno dirla loro nel combattimento. Comunque intanto upgrade di Moon per attacco e armatura. Cerca di ricercare un'altra roba facility per cercare di produrre al più presto un immortale. Non ci riesce, sono troppe le bratte. Continua a warpare stalker, vediamo se i rinforzi sono di troppe Moon blatte. Basteranno a bloccare. Ha perso tantissime unità, tantissime. Sì, non ci riesce. È una situazione molto critica. Adesso è forzato. GG, GG. GG. Giocato benissimo. Pareggio.